Benvenuti in questo nuovo video e oggi partiremo effettivamente con quelle che ho definito precedentemente delle discussioni di storia della letteratura italiana. La location è cambiata, in realtà questa è una location provvisoria perché sto registrando il video improvvisando, una location più formale. Non so, fatemi sapere magari nei commenti se preferite questa postazione o la postazione del video di presentazione. Prima di parlare effettivamente della storia della letteratura italiana e quindi di avviare le nostre discussioni di storia della letteratura italiana, è necessario partire da una domanda. Ma quando è nata la lingua italiana? In realtà per le lingue non si può parlare di una data di nascita. Sappiamo che la lingua italiana è una lingua neolatina o altresì definita lingua romanza, cioè è una lingua che si è sviluppata dal precedente tessuto linguistico, che è appunto costituito dalla lingua latina utilizzata dai romani. Venuto meno il potere politico e sociale dell'impero romano, nelle varie parti che componevano l'impero, tra cui anche l'Italia, che ne era la culla, si sono formate delle vere e proprie lingue nuove in conseguenza di un continuo decadimento della lingua latina. Tra queste lingue ci sono l'italiano, ma c'è anche il francese, lo spagnolo e altre lingue che si sono formate nel periodo medievale. Quali sono i primi documenti che attestano la nascita di una nuova lingua o comunque di una lingua che non è più latino? Bisogna fare un discorso che accomuna l'italiano al francese, perché i documenti che testimoniano la presenza di due nuove lingue sono più o meno coevi, databili tutti tra la fine dell'VIII secolo e l'inizio del IX secolo d.C. Parleremo oggi di tre documenti, due relativi alla nascita della lingua italiana e uno relativo anche alla nascita della lingua francese. Per quanto riguarda lo sviluppo dell'italiano, importantissimi da citare sono due documenti che attestano appunto l'esistenza di una lingua nuova, che non è ancora l'italiano che conosciamo oggi e che si svilupperà propriamente soltanto nei secoli successivi, ma è già una forma che ci si avvicina. Due sono i documenti in particolare, come già detto. Uno è il cosiddetto Indovinello Veronese, che risale alla fine dell'VIII e all'inizio del IX secolo d.C. L'altro è un documento giudiziario, il cosiddetto Placito Capuano, che invece ha una data precisa, il 960 d.C. L'Indovinello Veronese è chiamato così perché il testo che lo conteneva è stato rinvenuto nella biblioteca di Verona ed è un indovinello che un copista ha voluto trascrivere facendo proprio riferimento a se stesso e recita più o meno così: se pareva boves alba pratalia araba et albo versorio teneba et negro semen seminaba. È una lingua che, come vediamo, assomiglia ancora più al latino che all'italiano. Ed in effetti l'indovinello si concludeva con una chiosa in latino. Essendo un indovinello sarebbe anche curioso sviscerarlo. Che cosa significa il testo che ho appena letto? È traducibile con: spingeva avanti i buoi, arava dei prati bianchi, teneva un aratro bianco anch'esso, seminava un seme nero. Il riferimento è la chiave per comprendere l'indovinello e il copista stesso. I buoi sono le dita del copista, il foglio bianco è il foglio su cui il copista sta scrivendo, il seme nero è ovviamente l'inchiostro con il quale sul prato bianco il copista stava scrivendo lo stesso indovinello. Come detto, però, il linguaggio dell'indovinello non è propriamente comprensibile, eppure 150 anni dopo abbiamo un altro documento che testimonia che l'italiano nel frattempo stava cominciando effettivamente a diventare la lingua che ancora oggi conosciamo, ed è il Placito Capuano.
Il Placito Capuano è un documento datato 960 d.C. che fa riferimento a un processo durante il quale si doveva stabilire di chi era la proprietà di un terreno. La proprietà era contesa tra due soggetti, il monastero di Monte Cassino e un tale, probabilmente un possidente locale. Ebbene, il documento contiene la testimonianza di un contadino che dava ragione al monastero di Monte Cassino, e in questo documento la testimonianza del contadino è riportata nella sua versione originale in italiano, onde evitare che durante la trascrizione, magari la conversione della testimonianza in latino, qualcuno commettesse un errore voluto. Il documento recita così: sao che le terre, perché li fini che chi contene, 30 anni le possette, parti santi benedicti. Cioè, so che quelle terre, per quei fini che qui concerne, di cui si sta discutendo, le ha possedute per 30 anni il monastero di Monte Cassino, di cui San Benedetto era il fondatore. Dunque, la lingua italiana nasce, anche se per arrivare alla prima forma di letteratura italiana passeranno almeno altri 3 secoli, e lo vedremo nei video successivi. Per quanto riguarda il documento invece che attesta l'esistenza di altre lingue diverse dall'italiano, neolatine, per esempio il francese, un documento importantissimo è dato dai cosiddetti giuramenti di Strasburgo. Sono dei giuramenti che sancivano un'alleanza tra Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico, regnanti nella parte occidentale ed orientale dell'impero che una volta era stato del loro comune antenato Carlo Magno. Il contenuto di questi accordi fu letto anche nelle rispettive lingue delle due parti contraenti, per renderlo comprensibile anche agli eserciti, ma anche per il francese bisognerà attendere qualche secolo prima che si arrivi a un'opera letteraria vera e propria. Per oggi è tutto, nelle prossime discussioni parleremo appunto delle prime opere letterarie, la cui riflessione comunque non poteva prescindere, ed ecco spiegato il motivo di oggi, dalla risposta al quesito quando nasce la lingua italiana e in questo caso anche il francese. Se questo video vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto un dislike, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche. Fatemi sapere nei commenti se avete qualche curiosità, se vi interessa un argomento in particolare che volete che venga trattato da me. Per questo oggi è tutto, arrivederci.